Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, puntata dedicata alla missione e ai missionari e alle missionarie. Questo nel mese di ottobre, che sapete è il mese missionario, quest'anno straordinario, e poi all'indomani della giornata mondiale missionaria. In studio, indovinate un po', ci sono tre missionari che vi presento subito, a cominciare da Suor Luigia Coccia, madre generale delle suore missionarie comboniane, e poi Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa QAM, e padre Stefano Camerlengo, superiore generale dell'Istituto Missioni della Consolata. E ieri il Papa ha celebrato la messa proprio in occasione della giornata mondiale missionaria e ha tenuto un'omelia costruita naturalmente a partire dalle letture di ieri, ma attorno a tre parole: monte, salire, tutti. Ma sentiamo il Papa. Dalle letture ascoltate vorrei cogliere tre parole, un sostantivo, un verbo e un aggettivo. Il sostantivo è il monte. Che cosa dice a noi il monte? Che siamo chiamati ad avvicinarci a Dio e agli altri, a Dio Altissimo nel silenzio della preghiera, prendendo le distanze dalle chiacchiere e dai pettegolezzi che inquinano. Il monte ci ricorda che i fratelli e le sorelle non vanno selezionati, ma abbracciati con lo sguardo e soprattutto con la vita. Il monte lega Dio e i fratelli in un unico abbraccio, quello della preghiera. Il monte ci porta in alto, lontano da tante cose materiali che passano. Ci invita a riscoprire l'essenziale, ciò che rimane, Dio e i fratelli. La missione inizia sul monte, lì si scopre ciò che conta. Ma è abbastanza spiazzante questo, la missione inizia sul monte, perché uno potrebbe immaginare la missione inizia nel villaggio, nel paese, insomma nel posto dove sei mandato, quindi rasoterra. E poi siamo abituati a immaginare il missionario come la missionaria, come una donna, un uomo d'azione. Qui il Papa parla invece di una contemplazione che sta alla base. Mi racconti se è vero questo, in che misura nella tua storia personale, ma anche nel carisma, quello delle comboniane, missionarie comboniane? Sì, ieri ero presente alla celebrazione del Papa, no? E mentre lui parlava dicevo a me stessa quanto è capace di interpretare l'esperienza spirituale umana, no? Di noi tutte. E subito ho fatto memoria di quel momento particolare della mia vita, la scoperta di essere abitata da Dio, da un Dio che aveva un progetto anche per me, che apriva dei cammini nella mia vita. Quindi è proprio vero quello che dice Papa Francesco, che tutto inizia innanzitutto dall'incontro con Dio. Soprattutto sentirsi abitati da Lui e scoprire che il mondo è avvolto dalla sua presenza. E cosa significa per voi comboniane salire sul monte? Per noi comboniane, per me è inseparabile in questo monte dove contempliamo Dio attraverso la preghiera, poi incontrare tutti i popoli tra i quali noi condividiamo la nostra vita. Ho fatto subito memoria del popolo congolese tra il quale ho vissuto, ma guardavo per un attimo anche l'Amazzonia, che in questo momento il Papa sta richiamando la nostra attenzione, perché sul monte incontri Dio e con Dio incontri gli altri. Sul monte c'è Dio, ma c'è l'umanità, quell'umanità che noi missionari incontriamo nei nostri cammini. Don Dante, sei salito sul monte tu? Guarda, credo che sia proprio vero quello che dice il Vangelo di Giovanni, quando dice erano le 4 del pomeriggio, no? Perché se tu mi chiedi, si sale sul monte tutte le mattine, perché bisogna anche pregare, fare memoria dentro di sé. Però c'è quel monte particolare che quando io ho capito che da medico avrei dovuto... Il medico non mi bastava più, il medico c'era ma... c'era qualcosa di più, ecco, il consacrare la vita tutta a Lui e sentire che in Lui, e ricordo bene l'ora e il posto dove era,
e sentire che in Lui trovi la forza di andare, la forza che ti spinge a uscire, sentire che non sei bravo tu, che hai qualche capacità, ma non è quello, sentire che la paura esiste, ecco, ma sentire che tutto questo è nel gancio che Lui è per la tua vita che ti porta e che ti spinge ad andare oltre. Quindi quel monte è come, dico, è come. E questo anche come medici, noi siamo medici con l'Africa, QAM, lo vivo proprio perché in quel gancio che Lui è per la vita quotidiana ti spinge ad andare a quegli ultimi che domandano vita, che domandano bisogno sanitario. Cioè, il monte che domandano, non è per restarci, ma per essere spinti. In per essere modo. Spinti fuori, fino giù. In fondo, molto in giù, molto in giù. Padre Stefano, la stessa domanda. Ma personalmente credo che l'esperienza del monte è l'esperienza di ritornare ad essere discepoli. Magari a volte si è confuso la missione come andare a annunciare agli altri il Vangelo, farsi la domanda che Vangelo dobbiamo portare alla società di oggi. E invece credo che adesso, grazie anche alla spinta di Papa Francesco, la Chiesa sta interrogandosi prima di tutto che cos'è il Vangelo per noi, che dovremmo essere gli annunciatori. E quindi è l'esperienza di tornare discepoli. Noi stiamo lavorando molto su questo come Istituto Missionario della Consolata. Proprio l'essere discepoli, rimettere Gesù Cristo al centro della nostra vita, delle nostre scelte. E mi piace sottolineare anche che al monte ci si va insieme, no? Mm. Noi siamo espressione comunitaria, non siamo una missione di una persona sola, ma siamo un istituto, siamo un gruppo. Ma poi con noi ci sono tante altre persone, perché poi il missionario aggrega tante altre persone. E questo vale anche quando non è superiore generale, il capo non è solo e poi sale, quindi sale al monte insieme agli altri, è così? Sì, il capo è, che non esiste. Ed è discepolo? Che non esiste nel nostro senso, ma il discepolo, il primo discepolo dovrebbe essere. E mi sembra l'immagine che usa spesso Papa Francesco è l'ideale, cioè del buon pastore, no? Che si mette davanti al gregge per indicare il cammino, in mezzo perché è uno dei tanti, e in fondo per recuperare quelli che si perdono, che perdono la strada, quindi i più deboli, i più fragili. Ma io aggiungerei un'altra cosa che Papa Francesco non dice, ma la dice in altre maniere, cioè il pastore che va a cerca anche di quelli che non ci sono, che non sono nell'ovile. Quindi mi sembra questa anche l'esperienza importante. E diventi buon pastore se fai esperienza di Dio, se soprattutto riscopri Gesù Cristo. Cioè diventi buon pastore se sei pecora, in qualche modo. Se sei pecora. Andiamo avanti con la seconda parola, un verbo, il verbo salire. Sentiamo che ha detto ieri il Papa. Un verbo accompagna il sostantivo monte, salire. Non siamo nati per stare a terra, per accontentarci di cose piatte. Siamo nati per raggiungere le altezze, per incontrare Dio e i fratelli. Ma per questo bisogna salire. Bisogna lasciare una vita orizzontale, lottare contro la forza di gravità dell'egoismo, compiere un esodo dal proprio io. E come in montagna non si può salire bene, se si è appesantiti di cose, così nella vita bisogna alleggerirsi di ciò che non serve. È anche il segreto della missione. Per partire bisogna lasciare, per annunciare bisogna rinunciare. L'annuncio credibile non è fatto di belle parole, ma di vita buona, una vita di servizio, che sa rinunciare a tante cose materiali che rimpiccioliscono il cuore, rendono indifferenti e chiudono in se stessi. Una vita che si stacca dalle inutilità che ingolfano il cuore e trova tempo per gli altri. Tu che cosa hai rinunciato quando da medico sei diventato prete e missionario del QAM?
E che cosa chiedete di rinunciare ai missionari del CUA? Partiamo da te però. Sì, sì. Non c'è dubbio che ho rinunciato a fare quello che vorrei io, che volevo io, cioè sentire che la tua vita, Signore, l'ho consegnata a te. E quel vescovo della mia diocesi, sono un prete diocesano, che mi chiede, ti metti a servizio, visto che sei medico del CUAM, di questa istituzione che è radicata nella diocesi di Padova, anche se è aperta a tutta Italia, eccetera. E ho detto, la mia vita, Signore, è tutta là, perché non l'ho deciso io, ma me l'ha chiesto quel vescovo interpretando la tua volontà. Sentire che quindi ho rinunciato alla mia libertà per metterla a servizio. E lì scopri che ritrovi una libertà ancora più grande, perché se tu mi chiedi come la sto vivendo, devo dire che la sto vivendo con tutto il massimo della libertà, perché addirittura sento che sono libero da me stesso. Ecco, questa è come esperienza personale. Però dall'altra, anche come organismo, senti che quella fedeltà, noi siamo medici con l'Africa, quel con per noi è tanto importante. Vuol dire che viviamo la nostra esperienza quotidiana con le persone, abbracciandole. Il Papa ha usato questo termine, no? Non dovete selezionare, ma abbracciare. Ecco, quel con per noi è abbracciare, costi quel che costi. Dovessi dare anche la vita. Io penso ai cimiteri che ho visto in Africa, quanti giovani missionari partiti negli anni, inizio del secolo, che hanno dato la vita perché una malaria le ammazzava, una polmonite le ammazzavano, e sono sepolti là, vite qualche pallottola, date. Qualche pallottola, eccetera. Il Papa penso... li ha ricordati in particolare i martiri dell'Amazzonia, tanti missionari, proprio aprendo certo. Il sinodo. Certo, e ho in mente certo. La Maria Bonino, una nostra medica che è stata là, costi quel che costa, anche quando scoppia l'Ebola, per esempio, era in Angola nel 2005 ed è sepolta lì, anche lei, insieme a tanti altri missionari. Lo dico perché, ecco, quel Vangelo, dice il Papa, non è fatto di belle parole, è fatto di vita donata. Non per il gusto del martirio, ma per il gusto di essere insieme e condividere, costi quel che costi, dovesse anche essere quello. Che cosa hai rinunciato tu? E che cosa rinunciano quando arriva un candidato a diventare missionario? Che cosa gli dici? Ma personalmente questa parola non mi piace molto. Ma non perché... Non mi piace molto perché credo che nella nostra vocazione è più quello che ricevi di quello che rinunci. Però di che cosa ti sei alleggerito? Mettiamolo in positivo. Esatto, perché il Papa... mi piace questo. Alleggerirsi sì, perché di tante sicurezze personali, perché poi i bagagli sono tanti, no? Che ci portiamo dietro, e io credo che ci sono delle valigie che ci facciamo un po', delle sicurezze personali, delle certezze nostre che non vogliamo quasi più discutere, e quando poi vivi nella missione tu per tu con la gente, queste certezze saltano, capisci che la vita è un'altra, che la teoria e la teologia che hai studiato sono importanti perché ti aiutano a metterti un pochino sopra, no? Mi spiegava un missionario, i libri aiutano perché se ti metti sopra i libri vedi il mondo un pochino meglio, con più orizzonte. Però proprio da questo piano piano liberarsi di queste certezze, perché? Perché ti rimetti ad essere allievo, discepolo, dicevamo prima, allievo della gente, e a rimparare di nuovo. E questo che ti mantiene anche sempre giovane, credo che è l'esperienza più bella anche dei missionari, no? Quando uno torna dopo tanti anni d'Africa, tanti anni d'America, dice ma sono passati tanti anni, ma fondamentalmente sei lo stesso, a volte anche fisicamente. E credo che sia questo, cioè la gioia della donazione che non ti fa pensare alla rinuncia, ma quello che incontri, quello che trovi e quello che puoi condividere. Mi pare importante questo. Che significato ha avuto nella tua vita questo salire, questo quindi lasciare alcuni bagagli a terra? Sì, più che rinunciare anche per me ha avuto un senso di lasciare, prendere distanza, muovermi da innanzitutto dall'idea che avevo della mia vita,
avevo un'idea su di me che poi è stata completamente capovolta. Che idea avevi? A questo punto ce la devi raccontare. Ma è facile immaginare, un'idea che poteva avere una ragazza a 18, 19, 20 anni in Italia 20 anni fa, no? E questo, siamo andati molto lontani da tutto questo. Poi sì, mi sono allontanata anche fisicamente dalla mia famiglia. Quindi da amici, da relazioni sicure, dalla mia lingua, dal mio lavoro. Ma tutto questo, come diceva Padre Stefano, non è una perdita, ma è un allargare gli orizzonti, un allargare come se il mio cuore e la mia vita fosse una tenta che più vai avanti, più questa tenta si allarga, esperimenti che non perdi nulla, ma aggiungi esperienze. Sperimento che non ho perso la mia famiglia, ma la mia vocazione mi fa vivere un altro modo, un'altra esperienza di famiglia, di legame, che dentro è una famiglia molto allargata, l'ho imparata un po' dall'Africa questo. Quindi non è un rinunciare, è prendere distanza, muoversi da ciò che già abbiamo e di cui siamo sicuri e prendere il coraggio di andare oltre alla scoperta di qualcosa che il Signore costruisce giorno dopo giorno insieme con te. Abbiamo un'altra parola da ascoltare di Papa Francesco, la parola tutti. Sentiremo però tra poco quello che intende Papa Francesco parlando di questa parola nell'ambito della vita missionaria. Adesso dobbiamo fare prima una piccola pausa, tra poco. Perché il nostro cuore vada oltre le dogane umane, oltre i particolarismi fondati sugli egoismi che non piacciono a Dio. Di nuovo in diretta insieme a tre missionari, la superiora generale delle Comboniane, il direttore di Medici con l'Africa, il superiore generale dei missionari della Consolata. Stiamo ascoltando quello che il Papa ha detto loro, ai missionari, a quelli presenti ieri in San Pietro, a tutti i missionari della Chiesa, nella giornata in cui si è celebrata la giornata mondiale delle missioni. Un'omelia costruita attorno a tre parole, le prime due le abbiamo già sentite, monte e salire, la terza, tutti, la sentiamo adesso. Se il monte ci ricorda ciò che conta, Dio e i fratelli, e il verbo salire, come arrivarci, una terza parola risuona oggi come la più forte, è l'aggettivo tutti. Tutti, perché nessuno è escluso dal suo cuore, dalla sua salvezza. Tutti, perché il nostro cuore vada oltre le dogane umane, oltre i particolarismi fondati sugli egoismi che non piacciono a Dio. Tutti, perché ciascuno è un tesoro prezioso e il senso della vita è donare agli altri questo tesoro. Ecco la missione, salire sul monte a pregare per tutti e scendere dal monte a farsi dono a tutti. Questa è la missione, donare aria pura di alta quota a chi vive immerso nell'inquinamento del mondo, portare in terra quella pace che ci riempie di gioia ogni volta che incontriamo Gesù sul monte, nella preghiera, mostrare con la vita e persino a parole che Dio ama tutti e non si stanca mai di nessuno. Che cos'è nella tua esperienza di missionario quella pace che ci riempie di gioia di cui ha parlato il Papa? E se c'è stato un momento, tu da quanti anni sei missionario? Tanti, più di 40 ormai. Se c'è stato un giorno in cui hai avvertito per un motivo, questa, in maniera più forte, questa pace? Sì, certamente ci sono stati diversi momenti dove senti veramente che sei con il Signore, non che stai facendo le cose tutte giuste, queste a volte non è così semplice capirlo, ma che sei con il Signore, cioè senti che stai dando un significato a qualcuno e a qualcosa, oltre che per te stesso.
Quindi questo, io credo che l'esperienza di tutti noi missionari è un po', posso dire quasi usando una parola forte, quasi quotidiana. Perché quando vedi, io ricordo sempre, per esempio, non so, i bambini, no? Vedere dei bambini che attorno a te ritrovano la gioia, il sorriso, la voglia di giocare, e magari se riesci a condividere anche un pezzo di pane con loro, un po' di riso, e questa ti riempie di gioia, dici, beh, magari hai avuto tante difficoltà, tanti problemi, hai voglia anche di tornare, lasciare questo paese, perché dici, non mi capiscono, ma poi quando trovi i bambini che ti sorridono, dici, no, vale la pena ancora continuare. Oppure delle situazioni di violenza, come sono capitate nel nostro Congo, e anche Suor Lugina è testimone di questo. E quando la gente veniva dai missionari per rifugiarsi, perché sentiva che comunque, anche noi eravamo nella guerra, però magari sentiva che potevi dargli un conforto, una speranza. Cioè, ma questa è una cosa bellissima. E io volevo approfittare qui, perché proprio oggi c'è una signora del mio paese che compie 100 anni. Oh. Si chiama Pepa, o Pipa meglio, Giuseppina, e oggi fa festa i 100 anni alla gelateria del paese. Siamo tutti invitati. Allora. Esattamente. Tanti auguri alla signora Giuseppina. Non so se gli hai fatto un buon servizio, però. Insomma. No, sicuramente, perché io gli ho detto, una signora che compie 100 anni e festeggia alla gelateria del paese è una signora che ha già 120 anni, perché è avanti. Hai ragione. E questa signora per 20 anni e più, 10 euro della sua pensione le ha dedicati alla missione, per me, per i bambini, per la gente che può aiutare. Questa è la missione che ti rende felice. Mi dite voi, abbiamo non tantissimo tempo, qual è stata la vostra gioia missionaria, nella storia di missione? Ma sono tantissime, no? Mi vengono alcuni flash. Senz'altro, come diceva Padre Stefano, sono i momenti anche di forte incontro con Dio. Quindi penso che la gioia sia legata a degli incontri. I momenti in cui Dio ti fa sperimentare che sei nelle sue mani. Altri incontri, ricordo dopo anni che vivevo con il popolo congolese in alcuni villaggi, ritrovarmi la sera con loro, accolta da loro, dormire a casa loro e sentire che io non ero più straniera per loro. Mi raccontavano e loro si esprimevano liberamente come facevano tra di loro, e io sentirmi bene tra loro e non avere più nostalgia di tornare. Sentirsi a casa senza essere a casa. Sentirmi a casa, esatto. E sentire che veramente quella promessa di Dio, vai, io sarò con voi, vi darò un nuovo popolo, vi darò un centuplo in famiglia, è vera. Don Dante, hai l'ultimo minuto, è tuo. Sì. Uno è in Toyota, Sud Sudan, ore e ore di deserto, savana, steppa, in mezzo al nulla, vacche, dinka che accudiscono a ste vacche che camminano insieme, questi spazi infiniti, e sentire che dentro lì, che sembri abbandonato nello spazio, e sentire che quel Dio che ti ha spinto all'inizio continua a spingerti in mezzo a sto mondo, a sta terra, a sta gente, a sti bambini, a ste mamme, no? Ecco, un senso di libertà e di comunione, di non so, ecco, con quel Dio che ti ha mandato è fortissimo. E quello ti dà tantissima energia giorno per giorno. Oppure l'altro, una gioia infinita che ho è quando Amina, questa ostetrica, sempre parlo, penso al Sud Sudan, laureata l'anno scorso, tre secondi. Mesi fa, arrivo in ospedale, la vedo, mi abbraccia e mi dice I'm very proud, dice, cioè sono orgogliosa di fare la mia parte per il mio paese adesso che sono diventata ostetrica. Ecco, il nostro compito è sentire che dentro quegli occhi, quella gioia, c'è la tua gioia ed è la gioia del Signore che vuole portare liberazione e dignità a questa gente. Grazie davvero tantissimo a tutti e tre. Il momento del rosario in diretta da Lourdes. Ci andiamo pensando ai tanti missionari che come voi donano la vita. Ci vediamo domani. Grazie.
Io prego per i missionari, io prego per coloro che vanno lontano per portare la parola di Dio con la testimonianza. Pensiamoci. Maria, madre di tutte le genti, accompagni e protegga ogni giorno i missionari del Vangelo.